noi dobbiamo poter sconfiggere queste cose. E lo possiamo fare, compagni, noi faremo una campagna elettorale sobria, serena, tranquilla, determinata però, determinata. Andremo nei quartieri a parlare con la gente, ma abbiamo bisogno della vostra mano, abbiamo bisogno del vostro contributo, abbiamo bisogno che se ne parli e che soprattutto si spieghi, perché abbiamo già registrato una grande confusione nella testa della gente. E molta gente, molti compagni, anche nostri, ci dicono: ma basta, non ne potiamo ciò. Ma che volete? Mettendo tutti sullo stesso piano, mettendo tutti sullo stesso calderone. E quindi lo sforzo che dobbiamo fare è quello di spiegare alla gente che non siamo tutti gli stessi, che c'è una possibilità di cambiamento, che ci deve essere una speranza, che dobbiamo credere nel nostro futuro, perché questo è il nostro destino. Dobbiamo crederci e combattere fino in fondo, perché non possiamo fare a meno della possibilità di combattere, perché gli altri lo fanno, perché gli altri ci vanno a votare, perché gli altri difenderanno con le unghie e con i denti i loro interessi. E noi abbiamo il dovere di farlo, cari amici, cari vittoriesi, cari compagni, e dobbiamo farlo, e lo faremo con tutte le nostre forze, perché ci crediamo, perché abbiamo fatto le nostre battaglie, perché abbiamo la nostra storia, perché veniamo da un partito del lavoro, un partito che ci ha insegnato innanzitutto la lealtà e l'onestà, e non l'imbroglio, e non il gioco sotto banco, e non quello che vediamo a Vittoria, questo teatrino della politica. Noi devo dire che guardiamo con sgomento quello che succede tra le fila dell'amministrazione comunale di Vittoria, siamo sgomenti, per non utilizzare altri termini, perché rispetto a questa linea strategica, politica, generale, c'è un'anomalia sola in Sicilia che si chiama Vittoria. Rispetto a una battaglia fondamentale che vede impegnata la compagna Finocchiaro assieme alla signora Borsellino per fare una battaglia di cambiamento reale della Sicilia, e dove tutti per responsabilità abbiamo detto sì in Sicilia, pur avendo la contraddizione nazionale dove Veltroni ha deciso di andare da solo, abbiamo detto per buon senso, per responsabilità, va bene, in Sicilia facciamola assieme la battaglia, perché possiamo vincerla, perché possiamo ribaltare il risultato, perché finalmente non ne potiamo più di Cuffaro, di Cannola, di Lombardo, che è la continuazione, il gemello di Cuffaro da tutti i punti di vista, degli affari, delle connivenze e così via. E allora Vittoria è sicuramente una situazione, insomma, non dico contraddittoria, ma assurda. Cioè, com'è possibile che un partito che ha tra l'altro dei candidati nel Movimento Popolare, nel Movimento per l'Autonomia di Lombardo, stia all'interno di una maggioranza comunale, e la sinistra, che dovrebbe essere l'alleata naturale di un progetto di centro-sinistra, è fuori? Cioè, noi siamo all'opposizione, e chi del suo governo? Chi deve fare il Presidente del Consiglio? E noi facciamo i comizi in piazza. Cioè, Chiddo fa l'assessore, già l'altro interessato, perché poi la logica è sempre Chiddo, no? In tutta la Sicilia, guardate che questi dell'MPA è un partito di personalità che vengono da tutti i partiti, tutti, da tutto l'arco dei partiti, sinistra, destra, centro, di persone che insomma non hanno trovato spazio, sgomitano, e Lombardo dice: vieni qua, non ti preoccupare, assuma con mia, a cavallo, forza che corriamo. Questo è un partito raccogliticcio di personalità che hanno fatto le più disparate esperienze e hanno le più disparate provenienze, e che invece oggi salgono su questo carro e si vestono di nuovo e si scordano che hanno stato assessore all'ente locale, regionale negli anni 80, si scordano degli arresti che hanno subito per avere fatto cose che non mandavano via, si scordano di come hanno gestito il sistema di potere democristiano di Lima, di Gioia, di Giangimino, si scordano tutte cose e vanno avanti come... E io dico, noi queste cose li diciamo e diciamo alla gente: attenti, questo non è il nuovo, questo è il vecchio del vecchio del vecchio, questo non è la novità. La novità
e sarebbe la coerenza e la serietà al governo della Sicilia, sarebbe avere la Presidente Finocchiaro al governo della Sicilia, sarebbe avere la Presidente Borsellino all'Assemblea regionale siciliana, sarebbe avere la possibilità veramente di guardarsi negli occhi e di non andare col cappello in mano a fare il questuante, perché su questo hanno puntato. A tutti i livelli istituzionali, andate in ospedale quello che succede, andate in...